colpisce di più oggi nella gioventù? Saltano fuori dai miei quadri. Loro? Sì, vede. E perché lei è attirata da loro? Perché mi piacciono, perché sono giovani, perché sono belli. Qualcuno dice che i suoi quadri non sono fatti per piacere, ma per colpire. Nella sua produzione, l'artista ha sempre colto l'aspetto provocatorio di personaggi minori che sulla tela diventano protagonisti. Comensoli è stato il primo pittore che in Svizzera ha raffigurato uno dei fenomeni più rilevanti del dopoguerra, quello dell'immigrazione. Da qualche anno è diventato uno scrupoloso osservatore del mondo giovanile, delle sue ansie e della sua rabbia. Oggi lei da cos'è attirato? Sono attirato dalla vita, dalla dinamica della vita. Di cui i giovani sono una parte importante. E sono dei protagonisti, insomma, fanno parte di una rivoluzione culturale. Cos'è rimasto dell'epoca in cui lei rappresentava l'immigrazione dalle tute blu? Io penso siano alla continuazione la stessa cosa, le minoranze, la seconda generazione, e poi sono tutti giovani, anche i lavoratori in blu, visti non realisticamente ma in un lato più simbolico. Vi ritrovate voi nei quadri che Comensoli ha fatto? Beh, c'è una certa identificazione, senz'altro. Questo non lo metto in dubbio. E quello che trovo, al limite che mi colpisce, conoscendo questi giovani, perlomeno una parte, c'è molta vita nei suoi quadri. Cosa che manca, almeno a mio avviso, un po' nella realtà. L'interlocutore spesso diventa un modello. Mario Comensoli è uno dei maggiori artisti ticinesi. Dal dopoguerra egli vive e lavora a Zurigo. Rifugge la mondanità dei circuiti commerciali, dei templi dell'arte, come li definisce lui, per potersi immergere nella realtà che lo circonda e continuare così la sua ricerca. Anche nella scelta dei colori, in queste sue ultime produzioni c'è molto verde. Perché il verde è un po' la speranza, ma è anche che il verde fa parte di questi giovani. Si tagliano gli alberi, e questi giovani vogliono invece il verde, vogliono spazio, vogliono vivere, vogliono... Io sono un pittore, non sono né un sociologo né uno psicologo, cerco di trasformare questi fatti, questi avvenimenti in pittura. In un certo senso fa storia. Allora una risposta che è insidiosa, no? Si può dire anche storia. Allora va bene.